Università in Italia o università in Gran Bretagna? Questo è il dilemma di moltissimi ragazzi che mi scrivono ogni giorno. Oggi vediamo insieme le differenze principali tra le due per fare una scelta più consapevole. Prima di iniziare, iscriviti al canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video. E se il video lo trovi utile, ti chiederei di lasciarmi un piccolo pollice in su. Esami del secondo anno che potrò sostenere il terzo anno, però poi ho ancora quel piccolo esame che non ho fatto il primo anno. Questo è il fuoricorso. Se non ti piace il modello del fuoricorso, allora potrai optare per l'università in Gran Bretagna, che non prevede questo tipo di modello. Infatti l'università inglese è lineare, cioè 4 corsi, massimo 5 per semestre. A fine di ogni semestre dai l'esame e così puoi accedere al secondo o terzo anno. Quindi diciamo un po' simile alle superiori. Quindi sicuramente questa è la prima grossa differenza tra università italiana e università inglese. Se sei particolarmente scarso durante gli esami orali e tendi a dimenticare tutto quello che hai studiato, quindi appena ti trovi di fronte al professore blackout totale, non ti devi preoccupare, perché nell'università inglese questo non può accadere. Infatti, la seconda differenza tra l'università italiana e l'università inglese è proprio questa. Nell'università inglese quasi tutti gli esami sono scritti. Per ogni corso che tu scegli durante i vari semestri, il tipo di valutazione può essere differente. Che cosa significa? Che la valutazione di un esame può dividersi in percentuali. Ad esempio, una percentuale o 25% ad esempio del tuo corso può essere dato dalla tua partecipazione durante i seminari, quindi in quel caso sicuramente sarà una sorta di esame orale. Dopodiché un altro 25%, 30% a seconda del corso può essere dato da un essay, che è un saggio breve che viene consegnato ad una data prestabilita. Il restante 50% può essere dato dall'esame finale, che è quasi sicuramente scritto. Terza differenza tra università italiana e università inglese. L'università italiana è maggiormente incentrata sulla spiegazione del professore in aula. Sicuramente ci sono anche alcune università che prevedono dei piccoli seminari, per cui dei laboratori o delle cose più manuali, ma l'università inglese quasi sicuramente avrà un'ora di lecture e un'ora di seminar. La lecture avviene in classe, solitamente sono classi molto numerose, nella quale il professore spiega e solitamente dura una, due ore, tre ore, ma non di più. Dopodiché si partecipa ai seminar. I seminar sono una delle cose più interessanti che io ho trovato e ho sperimentato durante l'università inglese. Infatti sono gruppi molto più ristretti, quindi di 16-17 persone massimo, nella quale si applica la discussione, quindi il pensiero critico. E come spiegavo prima, una percentuale del vostro voto può essere data dalla vostra partecipazione durante questi seminari. Punto numero 4, i testi scolastici. Non è necessario in Inghilterra acquistare tutti i testi scolastici, in quanto molto spesso si segue sì un testo principale, ma molto spesso è l'università a fornirvi del materiale, che può essere cartaceo oppure online, su quello che dovrete studiare. Quindi ci sono articoli, testi di giornale, paragrafi di libri, tutto ciò potrete inoltre trovarlo facilmente in biblioteca. Quindi non avrete bisogno di acquistare molti testi scolastici e quindi di spendere parecchi soldi da questo punto di vista. Numero 5, e forse il più importante in assoluto. L'università italiana è molto incentrata allo studio mnemonico, diciamo,
della materia, mentre l'università inglese non è interessata allo studio memonico, bensì allo studio del pensiero critico. Quindi quello che vi verrà richiesto è analizzare autori diversi che hanno visioni diverse della stessa materia, ma poi sviluppare il vostro pensiero critico, quindi la vostra idea su quella materia, non ripetere l'idea maturata da qualcun altro. Per questo motivo, durante sia il saggio breve che vi potrebbe essere richiesto di sviluppare a casa, che durante gli esami scritti, vi verranno date 10 tracce e voi dovrete svilupparne una. E la cosa più importante non è tanto quello che sapete, quanto il pensiero critico che inserite all'interno del vostro ragionamento. Un'altra cosa molto importante è che gli esami scritti sono tutti contrassegnati da un numero, per cui è praticamente impossibile risalire alla persona che ha scritto il testo. Per questo motivo la cosa è molto imparziale ed è difficile che il professore possa preferire una persona rispetto ad un'altra. Un'altra cosa molto importante è che ogni singolo esame viene controllato dal vostro professore, ma anche da un professore esterno. E finché i due non raggiungono un voto concordato, potrà essere chiamata in causa anche una terza persona. Punto numero 6, le ore di lezione. Le ore di lezione sono molto diverse. Ora, io non conosco al 100% quante ore di lezione vengono svolte in Italia. Ad ogni modo, sono certa che in Inghilterra le ore di lezione siano molte meno. In quanto, vi faccio un esempio, io ho studiato relazioni internazionali e politica e le mie ore di lezioni più o meno erano 8 a settimana. Che cosa significa? Che io facevo 4 corsi per semestre, quindi ogni corso aveva 2 ore di lezione, un'ora di lecture e un'ora di seminar, quindi in totale 8. Inoltre è possibile aggiungerne un quinto, quindi poi le ore di lezione al massimo diventeranno 10 a settimana. Ovviamente non è così per tutte le materie, in quanto ci saranno sicuramente facoltà come quella di medicina, architettura, che avranno molte più ore di lezione, ma in linea di massima le ore di lezione sono abbastanza ristrette, in quanto vi è richiesto poi di studiare a casa per conto proprio. Motivo è anche abbastanza semplice poter gestire un lavoretto part-time in Gran Bretagna, perché le ore di lezione sono ridotte, solitamente inoltre vengono effettuate durante alcuni giorni della settimana, in modo da permettere agli studenti eventualmente di trovarsi appunto un lavoretto part-time. Per differenze Italia versus UK, sicuramente il master. In Italia esiste la triennale e poi c'è la specialistica, che solitamente è di 2 anni, dopodiché esiste il master di primo livello e il master di secondo livello. In Gran Bretagna invece la carriera scolastica è leggermente più breve, cioè esiste la triennale, che può essere da 3 anni o 4 anni se si sceglie il corso sandwich. Questo corso permette di fare il terzo anno di lavoro retribuito, dopodiché si continua e si finisce il quarto anno. Dopodiché è possibile entrare direttamente a fare il master. Il master sarebbe fondamentalmente la specialistica italiana, che può durare da 1 a 2 anni, quindi essere un master congiunto. Spesso è possibile fare il secondo anno all'estero, per cui ad esempio c'è stata una mia amica che ha fatto il primo anno alla London School of Economics e il secondo anno di master l'ha passato alla Peking University in Cina. Un altro punto importante è la differenza di costo tra la triennale e il master. Durante la triennale, infatti, è possibile richiedere lo student finance, che permette allo studente, anche italiano, di non pagare le tasse universitarie e quindi di poter restituire questo prestito solo una volta che si è trovato lavoro. Questo prestito decade dopo 30 anni e soprattutto c'è un minimo
di guadagno richiesto per la restituzione del prestito. Se non si raggiunge quel minimo di guadagno, non si restituisce nulla. Una situazione un po' diversa invece è quella del master, in quanto i master solitamente sono abbastanza costosi. Dipende ovviamente dal tipo di materia prescelta, però possono andare dai 3.000 ai 9.000, ma anche 20.000 sterline l'anno. Quindi, come vi dicevo, la carriera universitaria inglese è più breve, ci sono i 3 o 4 anni di triennale, ci sono 1 o 2 anni di master e dopodiché si può fare il dottorato, che sono solitamente 3 anni. La disponibilità dei professori è un'altra cosa molto importante in Inghilterra. Non posso parlare ovviamente per la parte Italia perché non l'ho vissuta e non la conosco. Ad ogni modo, sicuramente la disponibilità dei professori in Inghilterra è incredibile, in quanto ogni settimana è possibile ovviamente trovare professore nel suo ufficio, ma se c'è bisogno di qualsiasi cosa sono molto disponibili e molto gentili, vi vengono incontro. Allora, per concludere parliamo un attimo di come è possibile iscriversi all'università inglese. Ovviamente anche qua c'è una grossa differenza in Italia. In Italia infatti le università potrebbero essere un numero chiuso, comunque esserci un test d'entrata. In Inghilterra infatti non funziona così, è l'università che decide se ammettervi o meno. E come può decidere se farlo? Voi dovrete inviare una motivation letter, quindi una lettera motivazionale nella quale spiegate per quale motivo volete studiare quella data materia, quali sono i vostri progetti per il futuro, perché avete scelto quell'università in particolare. Tutti i documenti per la richiesta all'entrata alla triennale vengono effettuati su un sito internet. Vi verranno inoltre richiesti i documenti della scuola superiore, il vostro voto scolastico e ovviamente l'esame d'inglese UCAS. Se avete bisogno di una mano, noi forniamo questo supporto. Abbiamo supportato già molti ragazzi che ora si trovano appunto in Inghilterra a studiare, sono molto contenti della loro nuova vita lì. Per cui se avete bisogno di una mano e pensate di poter andare a studiare all'estero, quindi in questo caso in Gran Bretagna, sia per la triennale che per il master, contattaci pure qui sotto. La nostra mail è info@kiva-international.com. Abbiamo un pacchetto apposito per gli studenti che dà una mano dalla A alla Z allo studente a fare tutti i documenti, quindi tutta la parte burocratica per l'entrata all'università. Inoltre diamo una mano per la compilazione della richiesta dello student finance, che permette, come ho detto prima, di non pagare le tasse universitarie. L'università italiana ha dei pregi, mentre l'università inglese ne ha degli altri. Ognuno è giusto che scelga quello che è meglio per sé. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un pollice in su, iscriviti al canale. Se hai qualsiasi domanda, lasciamelo pure scritto qui sotto. E se hai qualsiasi richiesta di video che vorresti vedere e qualsiasi cosa che riguarda il mondo dello studio, dell'università, del lavoro all'estero, scrivimi pure. E mi raccomando, fai una scelta consapevole. Ciao!